Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Iumex, compressa Chiesi Italia S.p.A. Ultimo aggiornamento. 30 agosto 2021. Cos'è Iumex, compressa? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Iumex, compressa durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Iumex, compressa? Iumex, compressa, è un farmaco a base del principio attivo selecilina cloridrato, appartenente alla categoria degli antiparkinson dopaminergici e nello specifico inibitori della monoaminoossidasi B. È commercializzato in Italia dall'azienda Chiesi Italia S.p.A. Iumex, compressa, può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Iumex 5 mg 50 compresse, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Chiesi Italia S.p.A. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo selecilina cloridrato, gruppo terapeutico antiparkinson dopaminergici, forma farmaceutica compressa, indicazioni morbo di Parkinson e parkinsonismi sintomatici. Nelle fasi iniziali della malattia, parkinsonismo al primo stadio, Iumex somministrato in monoterapia è clinicamente efficace nel migliorare l'invalidità dei pazienti e nel rallentare la progressione della malattia, ritardando significativamente la necessità di iniziare la terapia con levodopa. Iumex può anche essere somministrato in associazione a levodopa isolatamente o in combinazione con inibitori delle decarbossilasi. Il trattamento con Iumex in associazione a levodopa è particolarmente indicato nei pazienti che durante la terapia con dosaggi elevati di levodopa presentino fenomeni di on-off, discinesia e acinesia. Iumex consente di ridurre in media del 30% le dosi di levodopa necessarie al controllo della sintomatologia. Concorre così a ritardare l'eventuale insorgenza della sindrome da trattamento protratto con questo farmaco, Long Term Levodopa Syndrome. Posologia in monoterapia. Due compresse, 10 mg, prodi al mattino in unica somministrazione o suddivise in due somministrazioni giornaliere. In associazione a levodopa o levodopa più inibitori della decarbossilasi. Inizialmente 1-2 compresse al giorno, prese al mattino o suddivise in due somministrazioni. Nei pazienti che presentano discinesie, acinesia e fenomeni di on-off, 2 compresse al giorno. Popolazioni speciali. Compromissione renale. Non vi sono dati disponibili su modifiche delle dose in pazienti con lieve compromissione renale. Compromissione epatica. Non vi sono dati disponibili su modifiche delle dose in pazienti con lieve compromissione epatica. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Selecilina non deve essere impiegata nelle sindromi extrapiramidali non correlate a carenza di dopamina, tremore essenziale, corea di Huntington, eccetera. Selecilina non deve essere somministrata in combinazione con inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, SRI, inibitori della ricaptazione di serotonina noradrenalina, SNRI, venlafaxina, antidepressivi triciclici, simpaticomimetici, inibitori delle monoamminoossidasi, linezolide, e oppioidi, petidina, vedere paragrafo 4.5. Selecilina non deve essere usata in pazienti con ulcera gastrica o duodenale attiva. Quando selecilina è prescritta in associazione a levodopa, le controindicazioni a levodopa devono essere tenute in considerazione. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: dato che selecilina potenzia gli effetti della levodopa, le reazioni avverse a levodopa possono essere amplificate, specialmente se i pazienti sono in terapia con dosi elevate di levodopa. Questi pazienti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazioni. Uno studio condotto sull'animale con diversi dosaggi di L-deprenil e di levodopa non ha dimostrato alcuna interazione tra i due farmaci per quanto riguarda la tossicità. Dopo 1-3 settimane di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Jumex, compressa insieme ad altri farmaci come Abstral, Actic, Algedon, Bebirinolo CM, Bupropione Doc, Bupropione Sandoz, Diraist, Durfenta, Durogesic, Effentora, Elontril, Fempatc, Fenroo, Fentalgon, Fentanest, Fentanil Aristo, Fentanil Ameln, Fenticer, Fevel, Fexallegra Nasale, Fluoxeren, Fluoxetina Accord, Fluoxetina Almus, Fluoxetina Doc Generici, Fluoxetina EG, Fluoxetina Euro Generici, Fluoxetina Firia, Fluoxetina Generics, Fluoxetina Milan Generics, Fluoxetina Rachiofarm, Fluoxetina Sandoz GmbH, Instanil, Linezolid Accord Altcare, Linezolid Accord, Linezolid Aurobindo Italia, Linezolid Aurobindo, Linezolid Cabi, Linezolid Crcadic D, Linezolid Crca, Linezolid Milan, Linezolid Milan Pharma, Linezolid Teva, Matrifen, Misimba, Palexia, compressa a rilascio modificato, Palexia, soluzione, Pecfent, Petidino Cloridrato Molteni, Petidino Cloridrato Monico, Profilix, Prozac, Rinofrenal, Strattera, Capsula, Trimeton, Vellofent, Visurlican, Visumitazone antistaminico, Velbutrin, Caseredien, Zerinolflu, Zerinol, Ziban, Zivoxid, compressa rivestita, Zivoxid, granulato, Zivoxid, soluzione, uso interno, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Jumex, compressa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Jumex, compressa durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. Date le specifiche indicazioni del prodotto, appare una rara evenienza l'uso in pazienti in età fertile. Gravidanza. Studi negli animali hanno mostrato tossicità riproduttiva solo ad alte dosi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Dato che sicilina può causare capogiro, i pazienti devono essere informati di non guidare o utilizzare macchinari se manifestano questa reazione avversa durante il trattamento. Effetti indesiderati. La frequenza è definita sulla base della seguente convenzione. Molto comune, e un decimo. Comune, e un centesimo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Dato che l'inibizione selettiva MAO-B di selecilina è raggiunta solo alle dosi raccomandate per la malattia di Parkinson, 5-10 mg al giorno, sintomi di sovradosaggio sono riconducibili a quelli osservati per inibitori MAO non selettivi, disturbi a carico del sistema nervoso centrale e cardiovascolare. Non esiste antidoto specifico e il trattamento deve essere sintomatico. Nel caso dovesse succedere, si consiglia di indurre il vomito e barra o ricorrere alla lavanda gastrica e di sorvegliare i parametri emodinamici. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Inibitori della monoaminossidasi di tipo B, codice ATC, N04BD01. Studi farmacologici hanno dimostrato che a livello mitocondriale esistono due tipi principali di enzimi monoaminoossidasici, MAO. La MAO-E, proprietà farmacocinetica e la somministrazione a volontari sani del principio marcato, C14, ha dimostrato che, per via orale, L-dipranil è rapidamente assorbito. Il picco di radioattività compare nel plasma tra 30 minuti e, dati preclinici di sicurezza Jumex, ha presentato una ridotta tossicità acuta ed una buona tollerabilità al trattamento protratto, con un indice terapeutico elevato. Infatti, in diverse specie animali, ha inibito completamente l'attività della MAO-B, elenco degli eccipienti lattosio, amido di mais, povidone, acido citrico monoidrato, magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Jumex, compressa a base di selecilina cloridrato sono Jumex, compressa, Selecon, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.